dopo Rosola, Baronchelli, Deo e Corti, un altro biker di livello nazionale scrive il proprio nome nell'albo d'oro del trofeo Otto Ghinzani. A imporsi il 6 gennaio a Calusco è stato Johnny Cattaneo, 33enne di Santa Brigida, laureatosi campione italiano marathon nel 2010. L'atleta del team Sale San Marco Trek ha avuto la meglio solo all'ultimo chilometro sull'eterno Marzio Deo, mentre Umberto Corti ha chiuso il podio concludendo a 2 minuti dal tandem di testa. Bastano questi pochi nomi per capire che la Befana ci ha regalato una giornata splendida, baciata dal sole e con quasi 300 sportivi al via. Tra questi, oltre ai 3 atleti sul podio, Massimo Rosa, Andrea Danneo, oltre ad amatori molto forti come Boffelli, Bonucci, Mostosi, Lazzaroni e Giupponi. I giochi per la vittoria si sono delineati già al 10° chilometro, sul Gran Premio dei Verghi. Anche a causa di una scivolata di Umberto Corti, sullo strappo che costeggia l'Adda si sono presentati al comando Cattaneo e Deo, con Rosa in seguire. Nonostante il forcing di Cattaneo, Deo è riuscito a restare con il rivale fino al fettucciato conclusivo, momento in cui il biker dal team Sale San Marco ha aperto il gas filando da solo verso il traguardo. Secondo posto per Deo, terzo per il bravo Corti, che ha rimontato nel finale rosa, mentre al 5° posto ha concluso Cristian Boffelli, il primo degli amatori. Tra le donne, vittoria per la campionessa italiana cross country tra le Master Woman, Monica Maltese, che ha preceduto la bergamasca Simona Bonomi. La gara è stata un po' combattuta, alla fine è stato determinante l'errore che ha fatto Corti nel primo single track, dove è scivolato e ha messo il piede a terra. Io e Marzio siamo stati più lesti, che non ci siamo fatti sorprendere, abbiamo preso un po' di vantaggio e alla fine abbiamo fatto quasi tutta la gara insieme. Pensavo anche già di aver vinto almeno 5, ma Marzio, come al suo solito, mi ha ripreso, mi ha riagguantato sugli ultimi strappi e mi ha toccato giocarla bene qua sul finale. L'episodio qui nel fettucciato mi ha favorito, ho vinto io. Quali sono i tuoi obiettivi per il 2015? Niente, ho fatto una buona preparazione invernale, adesso con calma andremo a mettere le basi per la stagione un po' al caldo in febbraio e avanti con le marathon e le gare più importanti in Italia, insomma. Monica Maltese, prima nella prova femminile qua a Calusco ti abbiamo vista veramente impegnata, l'hai presa molto sul serio questa gara. Sì, dai, volevo farla perché è un periodo bellissimo, un inverno caldo, asciutto, ho fatto tanti chilometri con degli amici, ho detto proviamo e ho attaccato in salita perché in pianura non è il mio forte, diciamo. Tu quest'anno, per te quest'anno è un anno importante, hai da difendere una maglia tricolore. Quali saranno i tuoi obiettivi e come ti avvicinerai a questo campionato italiano, che penso sia il tuo obiettivo principale? Sì, il mio obiettivo è l'italiano cross country, quindi gare internazionali. Poi vediamo se ho la testa per preparare anche quello marathon, che è fino agosto, quello decido più avanti.